Allora, come si sviluppa questo progetto in poche parole? Il progetto si sviluppa in tre fasi, un accademico, un contesto di disegno e una visita, un open day all'azienda. Noi vorremmo rappresentare uno stimolo e un approccio, un primo approccio per i ragazzi di terza media alle biotecnologie. Le biotecnologie sono un futuro oggi in crescita e quindi una possibilità con l'Università dell'Aquila impegnata da tempo, è stata una delle prime facoltà ad avere, una delle prime università ad avere la facoltà di biotecnologia in Italia, quindi abbiamo messo insieme diversi ingredienti e crediamo veramente che possa essere un approccio divertente, un approccio dinamico per i ragazzi di terza media che possono cominciare a masticare un argomento interessante per il loro futuro. Al di là di questo, voi concentrate le vostre attività produttive di ricerca, anche quella voglio sapere, insomma, l'intenzione di fare di più visto periodi di crisi, quando altre industrie farmaceutiche stanno così razionalizzando, se avete deciso di investire oppure insomma vi fermate così come state? Allora, noi abbiamo rivoluzionato, abbiamo cambiato molto l'azienda, è una strategia che sta evolvendo molto e oggi il nostro ci stiamo focalizzando su aprire su più mercati all'estero i prodotti e di focalizzare invece la ricerca e la produzione all'Aquila, quindi è un ambiente in cui assolutamente intendiamo investire, abbiamo investito moltissimo e continueremo a farlo e speriamo di poterlo fare sempre di più in futuro.